Ciao, sono Luca, volontario del servizio civile all'Ufficio Cultura del Parco Ticino Lago Maggiore. Perché fare il servizio civile in un parco? Beh, poter conoscere da vicino un'area protetta, le sue bellezze e come vengono gestite è sicuramente un'esperienza che arricchisce. E se questo vuol dire vivere la natura e farla conoscere ad altri, tanto vale tentare, no? Ciao, sono Azzurra, sto facendo il mio anno di servizio civile presso l'ufficio promozione dell'ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore. Ho deciso questo progetto perché sono interessata a scoprire cose nuove sul territorio che mi circonda e come proteggere la natura. Quello che mi ha interessato di più è stato il capire come sensibilizzare le persone su tematiche come la tutela della biodiversità e il rispetto ambientale. È stata un'esperienza estremamente positiva e per questo la raccomando a tutti. Ciao, sono Lucia, operatrice volontaria del servizio civile presso l'Ufficio Cultura del Parco Ticino Lago Maggiore. Perché scegliere di fare un'esperienza attraverso il parco? Perché sicuramente ci consente di arricchirci culturalmente, di scoprire e vivere posti fantastici, meravigliosi, ricchi di colore e soprattutto di tanta storia. È un'esperienza che sicuramente consiglio di fare perché ci mette a stretto contatto con la natura e ci permette di conoscere persone che hanno tanto da insegnarci in questo ambito. Buongiorno a tutti, sono Federico e sono stato operatore volontario del servizio civile presso l'ufficio ambiente del Parco del Ticino e Lago Maggiore nel 2019. L'esperienza maturata durante questo anno di volontariato permette di vivere a stretto contatto con la natura, arricchendo le nostre conoscenze, soprattutto per quanto riguarda le tematiche ambientali. Consiglio assolutamente questo percorso poiché si ha la possibilità di accorgersi di quanta biodiversità sia presente in questo territorio, che è praticamente dietro casa, e si impara a riconoscere che ogni singola specie ha un ruolo fondamentale nell'ecosistema. Inoltre, durante questo periodo, si è affiancati costantemente da persone qualificate, che ci trasmettono moltissime nozioni che solo tramite tanta esperienza è possibile acquisire. Ciao, sono Martina e sono stata volontaria del servizio civile presso il Parco Lame del Sesia. Studio biologia e sono appassionata di ambiente e fotografia, così ho deciso di fare questa nuova esperienza. Ho imparato come vengono gestite le aree protette, effettuato in prima persona monitoraggi sulla fauna e sull'ambiente e accompagnato il guardiaparco durante le operazioni di vigilanza. Che dire, è stata un'esperienza fantastica e molto costruttiva dal punto di vista lavorativo, un'esperienza che dovreste fare anche voi.